VP Radio, il mercoledì dalle 21 in diretta, Pandorando con Sabrina Stoppa, in viaggio tra piramidi ed alieni. Una piccola finestra nel mistero, dove il mito si confonde con la realtà. Web Pieve Radio, la radio virtuale dove il mistero è reale. Ed eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti per il nostro terzo appuntamento col Misteri di Pandorando. E questa sera, come lo vedete, lo abbiamo qua di fianco, abbiamo Alfredo Benni. Lui è informatico di professione, però anche lui è appassionato di misteri, ufologo, ricercatore, scrittore, coordinatore del CUN. E questa sera, proprio perché appunto essendo anche scrittore, qua abbiamo il suo libro, io c'ho anche la dedica anche su questo, e ha scritto Codici Profetici, Nostradamus confermato anche dai sensitivi, e quindi appunto questa sera insomma siamo qui a parlare proprio dei misteri di Nostradamus, soprattutto vero in riferimento al nostro tempo. Allora, intanto dici un po', intanto ti saluto, ciao Alfredo. Ciao a tutti, ciao Sabrina. Ciao, e lui lo vedremo ancora, ve lo dico già, lo vedremo ancora. Detto ciò, insomma, parliamo un po' di Nostradamus. Chi era Nostradamus? Perché è importante Nostradamus? Allora, premetto che io non ritengo di avere a tutti i costi la verità in tasca. Quindi io sono... Nessuno ce l'ha, altrimenti non saremmo qui, saremmo tutti a casa con la nostra verità. Io ho fatto i miei studi su Nostradamus più che altro per curiosità, sì, chiaro. Per soddisfare delle mie curiosità, e siccome sono una persona curiosa, d'altronde come lavoro faccio il programmatore, quindi non potrei fare questo lavoro se non fossi un po' curioso, è chiaro che il Nostradamus ha attirato la mia attenzione perché lui ha tutta una serie di gergo abbastanza cifrato, abbastanza enigmatico, no? E quindi essendo programmatore e appassionato anche di crittografia, mi sono cimentato come tanti nella decodifica del suo lavoro. Voglio ricordare ad esempio che uno dei maggiori interpreti di Nostradamus è stato Frontenac, che era un crittografo della Marina Militare. Io ritengo sempre che le persone con cui noi andiamo a interpretare debbano essere, io faccio parte della scuola delle persone che pensano che le persone debbano essere interpretate alla lettera, non debbano essere interpretate secondo quello che noi pensiamo, ma secondo quello che c'è scritto. Ecco. Quindi quando io vedo Nostradamus che dice una cosa, cerco di capire perché lui ha detto questo, e non vado a inventarmi delle soluzioni e dire no, ma non è vero, lui in realtà dice questo, sì, però pensava che questo, diciamo, è un errore che hanno fatto in tanti, ed è un errore che poi ti porta completamente fuori strada, sì. Invece molti, molti interpreti, come ad esempio voglio citare Pinotti o Biglino, no? Vanno a sulla Bibbia c'è scritto questo, e io devo spiegare questo, non è che mi vado a inventare, certo, delle soluzioni che mi fanno comodo, che mi tolgono d'impaccio perché quello che viene detto è problematico e quindi non so come giustificare. Ecco, quindi io faccio parte di questa scuola e sono andato a guardarmi quello che dice Nostradamus. In particolare ho fatto un lavoro direi di fino, perché sono andato a vedere, a confrontare, da informatico precisino, sono andato a confrontare quello che lui dice nelle centurie
quindi uh-huh. sono blocchi di quartine, ma anche nella lettera al figlio Cesare e nella lettera Enrico II e anche nelle Sistine. E quindi ho fatto tutto un lavoro di confronto e di merge, quindi quando io trovavo delle cose che combaciavano dicevo questa fa parte di questo, questo è collegato a questo e così via. E questo lavoro non l'ha mai fatto nessuno e quindi ritengo di aver fatto un lavoro abbastanza interessante dal punto di vista della ricostruzione della sua della catena di eventi. Lui nella lettera a Enrico II esplicita in maniera chiara una catena di eventi che partono dal 1700 fino ad oggi e va avanti in questa sua catena di eventi, per cui lui ci spiega in tutta tranquillità quello che succederà. Ora noi siamo in un punto che è nodale, in special modo il 2018 è un anno che io ho nella fine del 2018 nel 2019 sarà un anno nodale. Gli anni nodali sono dei punti cardine che in cui si verificano una serie di eventi e se si verificano questa serie di eventi poi succedono altre cose concatenate. Certo. È un po' complicato da spiegare perché il futuro non è scritto e quindi il futuro si biforca, l'evento può succedere e quindi abbiamo dar seguito a tutta una serie di eventi, l'evento non succede e quindi succedono altre cose. In genere gli eventi succedono se le cause che portano a quell'evento non vengono cambiate, quindi io potrò ritardare quell'evento, potrò cercare di deviare il corso di quell'evento, ma se io non cambio le cause che mi portano a quell'evento, quell'evento accadrà. Questo però poi ci porta a fare un altro discorso: come faceva questa persona a, ammesso che noi crediamo che effettivamente queste profezie siano valide, esatto, come faceva lui a sapere, a conoscere, a prevedere? Prima di questa domanda posso fartene un'altra, no? Perché tu dici no, che l'evento può accadere oppure ne accade un altro, ma se lui ha profetizzato quell'evento, quello deve accadere, se no che profeta lui dice che una cosa accadrà e accadrà. No, perché lui in realtà lui vede una serie di eventi, secondo me. Allora, le profezie di Nostradamus innanzitutto sono visive, cioè lui ci descrive visivamente quello che lui vede. E la cosa è interessante perché nel momento in cui lui ci dice le cose, ci dice anche la soluzione, ma ci dice anche cosa accadrà se non verrà creduto. C'è una frase che lui dice: sangue prigioniero se non mi si crederà. Quindi lui sa che ci sarà un dibattito sul fatto che le sue profezie saranno accettate o meno, e sa anche che il futuro ha due percorsi: uno che dice se non mi crederete succederà questo, e due se mi crederete succederà quest'altro. È molto simpatica questa cosa, perché significa che lui ha visto entrambi i futuri: il futuro in cui noi non crediamo a Nostradamus e il futuro in cui noi crediamo alle profezie di Nostradamus. Ah, bella, questa cosa non la sapevo. Questa cosa, io pensavo che lui avesse appunto visto degli eventi e quelli erano, non avevo valutato le due strade. No, lui valuta entrambe le strade. Poi ci sono eventi che possono essere
cambiati, eventi in cui che non possono essere cambiati. Un evento che non può essere cambiato, ad esempio, può essere, che so, la caduta di un asteroide, quindi un evento catastrofico, no? Mentre un evento che può essere cambiato potrebbe essere, che so, una guerra piuttosto che un omicidio. Certo, certo. Vabbè, adesso facciamo la nostra breve pausa musicale e poi torniamo a parlare delle profezie di Nostradamus con Alfredo Benni. A fra poco. Ed eccoci qua di nuovo in diretta con Alfredo a parlare appunto delle profezie di Nostradamus. E Alfredo, mettivi al telefonino che ti sto intervistando. Volevo condividere la diretta ma non ce la faccio. No, niente, non so niente. Da fa. Vai, dimmi. No, dunque, ci parli delle profezie di Nostradamus. Stavamo appunto parlando di Nostradamus, che io non l'avevo valutata la questione che lui ti faceva vedere tutte e due le strade, però nel mentre mi viene da chiederti, ma lui come faceva ad avere queste visioni? Allora, c'è da dire innanzitutto una cosa, che secondo me queste sono cose che abbiamo tutti quanti noi. Chi più chi meno, io sono convinto, ciascuno di noi ha la possibilità di avere un sesto senso, no? Che ci dà appunto chi lo esercita durante il sonno, quindi ai sonni premonitori, chi lo esercita durante la veglia e quindi ha le premonizioni. Noi siamo abituati a non farci caso, quindi spesso e volentieri diciamo sì, ma è una coincidenza, no? Non è mai capitato, tu stai pensando a una persona, quella persona ti chiama al telefono e tu dici ah, ci stavo pensando in questi istanti, che coincidenza. Forse magari non è una coincidenza, forse magari c'è qualche cosa sotto. E Nostradamus probabilmente aveva, che lui ha girato tutta Europa, è andato fino in Asia Minore e probabilmente aveva affinato delle tecniche di preveggenza che gli consentivano appunto di vedere queste cose. E la sua tecnica, lui la dice nelle prime due quartine delle Centurie. Lui spiega la sua tecnica. La sua tecnica è quella di stare seduto su un trono bronzeo, quindi un trono una sedia conduttrice di corrente, e di avere o una mano o un piede immerso nell'acqua e quindi a massa, e poi nell'altra mano invece avere una verga metallica. Questo probabilmente generava un flusso elettrico attraverso il suo corpo che gli permetteva in determinate condizioni di avere queste visioni. Interessante. Domani proviamo tutti. Non credo che con l'inquinamento elettromagnetico che abbiamo questa cosa oggi sia più di tanto possibile. Comunque, indipendentemente da questo, molti hanno detto che faceva uso di droghe, faceva uso di... Sì, ne ho lette tante anch'io, che prendeva degli intrulli particolari che lo mandavano in estasi. No. Lui utilizzava queste tecniche. E la cosa è molto interessante perché gli permetteva questa cosa di vedere effettivamente e di spostarsi nella barra temporale e di vedere in conseguenzialità gli eventi che accadevano. E lui parte da eventi contemporanei del suo tempo, del 1500, e va avanti fino al 3000 e qualche cosa. Ah, però. Ha previsto la caduta del nazismo, ad esempio, ha previsto l'ascesa e la caduta del nazismo. Pochi sanno che i nazisti, quando videro
All'inizio cercarono di sfruttare le profezie di Nostradamus attraverso alcuni esegeti, no? Quelli che interpretano le profezie di Nostradamus si chiamano esegeti. E, quindi anche tu sei un esegeta. Anche io in teoria sarei un esegeta. E quando poi venne fuori che Hitler avrebbe perso la guerra, Wright ingabbiò, praticamente imprigionò queste persone e li mandarono al campo di concentramento, e quindi praticamente tutti gli studiosi di Nostradamus morirono, che chiaramente in Germania, morirono nei campi di concentramento, e tutti i libri sulle profezie di Nostradamus vennero bruciati addirittura. Quindi venne fatta proprio epurazione, ripulisti di tutte, perché il Führer aveva paura di queste profezie quando venne fuori che lui avrebbe perso la guerra. Ah, interessante, non la sapevo. La cosa si è ripetuta, perché poi comunque lui ha previsto l'avvento del comunismo, la caduta del comunismo, ha previsto il fatto che le nostre libertà sarebbero state mano a mano lesionate e ridotte da una cerchia ristretta di persone, siamo praticamente a oggi, no? Sì. E che i popoli si sarebbero ribellati, ed è quello che sta succedendo ora, no? Sì. Quindi alla fin fine è quello, è esattamente quello che sta accadendo. Sta accadendo, sì. E quindi qui siamo arrivati ad oggi, siamo al punto di oggi. E lui cosa prevede più avanti? Prevede che ci sarà innanzitutto uno scisma nella Chiesa Cattolica, per cui la Chiesa Cattolica sarà percorsa da un rifiuto a continuare in questo modo. Lui dirà che la Chiesa Cattolica sarà travolta da tutta una serie di sozzerie, di eventi che la porteranno allo scisma, perché ci si renderà conto che la Chiesa Cattolica ormai sarà un po' inquinata sì, diciamo, da tutta una serie di azioni, lui usa il termine sozzerie proprio, e non si può non correre ai fatti odierni che stanno succedendo, certo. Agli scandali, no, che stanno succedendo, sì. Oggi come oggi. E poi il discorso si amplia, e lui ci porta, si tuffa in una serie di eventi, uno peggiore dell'altro. È terminata la diretta. Finita la diretta Facebook. Finita la diretta Facebook. E lui si tuffa, dicevo, in un evento uno dopo l'altro relativo alla distruzione praticamente delle libertà in Europa, e quindi Nostradamus ci dice che noi avremo una serie di eventi causati da schermaglie in Asia Minore, che dovrebbero iniziare proprio dalla fine di questo 2018, inizi 2019, e poi una serie di altri eventi che ci porteranno sull'orlo del baratro, e probabilmente lo supereremo, questo orlo del baratro. Quindi orlo del baratro sarebbe? È una guerra mondiale. Una guerra mondiale. Lui alla fine dice che ci sarà, anzi sono due le guerre mondiali, che sarà la terza guerra mondiale con una popolazione araba. Lui dice che provengono, ci sono due generali che provengono dall'area
corrispondente all'Iraq, grosso modo tra l'Iran e l'Iraq, e con cui noi ci confronteremo, e che arriveranno queste forze, che questa armata, armata distruttiva, arriverà fino a Colonia addirittura. Quindi non ci sarà, non ci sarà posto in Europa, secondo quanto dice lui, che sarà al sicuro, forse le isole britanniche, ma comunque non ci sarà posto che sarà al sicuro da queste armate che saccheggeranno e distruggeranno tutte le città. Però lui, cioè, la storia delle due vie, l'altra via qual è? E la storia delle due vie è smontare questa cosa prima che accada, però non sta avvenendo questo, nessuno sta cercando di eliminare questa problematica, anzi stanno cercando in tutti i modi di ampliare questa cosa e scatenare, no? Adesso con i continui bisticci, queste scaramucce che stanno facendo fra Iran, Siria, in Asia Minore, di Israele, di ampliare questa cosa. Lui dice che Israele, grosso modo, entro il 2022, posso dare questa data quasi con certezza, capitolerà. Quindi lui dice che Israele verrà conquistato assolutamente. E dopo che alla fine loro arriveranno, questa armata mortifera, no? Arriverà fino a Colonia, poi non si sa. Io ipotizzo, con l'ausilio di nuove tecnologie, nuove armi, nuovi sistemi, verrà respinta brutalmente, verrà scacciata, però ci sarà un'ulteriore forza che prenderà vita in Asia e con cui ci dovremo confrontare per la quarta guerra mondiale. Quindi la quarta guerra mondiale verrà... No, della quarta ne parliamo dopo la terza e dopo questa bellissima pausa musicale. A fra poco. Eccoci qua sempre in diretta a parlare con Alfredo Benni, appunto, delle profezie di Nostradamus. Allora, eravamo arrivati a quelle del terzo, diciamo, della terza guerra mondiale. Sì. Ci stavi raccontando un po' la catastrofe, però, come dicevi, c'è sempre la seconda via. La seconda via sarebbe quella di smontare praticamente gli eventi che ci portano alla terza guerra mondiale. Attenzione che non sono solo io che dico che succederà questo evento. C'è un altro grande interprete di Nostradamus che io ho studiato a suo tempo, però l'ho studiato dopo aver lavorato sulla mia profezia per non farmi influenzare. Sì. Che è Charles de Fontainebleau, che adesso è morto, e lui è stato un grandissimo esperto di Nostradamus, e lui dice esattamente le stesse cose che dico io. Quindi lui dice: attenzione che ci sarà questa guerra araba con gli arabi. Lui utilizza genericamente il termine arabo. Io sono un po' più preciso e dico che la guerra che noi avremo sarà contro una fazione che assomiglia molto alla passata ISIS, che in realtà non è l'ISIS attuale, ma sarà una cosa nuova, no? Quindi un'evoluzione di questa ISIS che dilagherà per tutto il Medio Oriente, per cui ci saranno delle rivolte che conquisteranno l'Arabia Saudita, che conquisteranno Israele, che conquisteranno la Siria, la Giordania, l'Egitto. E perfino la Turchia si schiererà con questa gente, e salvo poi redimersi, perché la Turchia è più occidentale di quello che si pensi, no? Sì. E quindi poi alla fine si pentiranno e torneranno indietro, però all'inizio si schiereranno con questa gente. Quindi noi avremo una
lui lo dice proprio nelle sue quartine, ma anche nella lettera ad esempio Enrico II o al figlio Cesare, ci sarà proprio un'invasione su tre direttrici: la direttrice a ovest attraverso la Spagna, la direttrice da sud nel mare e la direttrice a est dalla Turchia. Quindi dalla Turchia passeranno in Grecia e poi tenteranno l'invasione, l'invasione della Polonia, invece da ovest passeranno in Spagna e andranno in Francia, dilagheranno nelle pianure francesi, e invece in Italia ci sarà l'invasione dell'Italia. E ma ci dice anche come saranno magari sconfitti? Ci dice che, allora, per quanto riguarda l'Italia, allora, innanzitutto lui dice che i nostri governanti e i governanti greci scapperanno, quindi non all'italiana, diciamo, all'italiana non verrà fatta una grande resistenza. Il sud si arrenderà, ma no, questo non li salverà, perché verranno ammazzati, la popolazione verrà ammazzata a fil di spada. E quindi lui dice che ha delle frasi molto colorite, tipo i fiumi e i laghi diventeranno rossi per il sangue delle persone, sì, che saranno ammazzate. E una grande resistenza invece verrà dal nord Italia, quindi il nord Italia affronterà questa invasione con un'eroica resistenza. In particolare Milano opporrà una resistenza terribile, quindi li bloccherà, però questi saranno talmente tanti e talmente potenti che alla fine travolgeranno qualsiasi resistenza, e poi dilagheranno per tutta l'Europa. Quindi si uniscono i tre rami praticamente di invasione. Interessante è il fatto che lui dica che in Sardegna verrà effettuata una trappola, per cui lui dice che la flotta francese non deve andare a soccorrere nella Corsica, nella Sardegna, perché questa sarà una trappola, e se loro vanno a soccorrere la Corsica e la Sardegna, la flotta francese verrà completamente distrutta. Quindi lui mette sull'avviso, dà tutta una serie di avvisi, dà tutta una serie di informazioni che sono molto interessanti. E poi per sconfiggerli invece come ne usciamo da tutta... Per sconfiggerli è molto... Da dove parte? È molto complicato, anche perché prima di tutto questo lui dice che dovrebbe scatenarsi una pandemia che dovrebbe dovrebbe uccidere i due terzi della popolazione. Secondo quello che... cioè causata? Una pandemia... può essere un virus, possono essere radiazioni, può essere un batterio. Lui ha combattuto, Nostradamus, teniamo presente che era un medico che ha combattuto con successo diverse volte la peste e diverse epidemie, quindi conosce bene cosa sono le epidemie. Certo. Quindi nel momento in cui lui ci dice che due terzi della popolazione moriranno per una mortifera peste, possiamo crederci, insomma. Certo. Cioè non sta dicendo, non si sta inventando le cose. E addirittura lui dice che sarà talmente violenta questa pandemia che l'erba alta crescerà fino alle ginocchia e praticamente le case diverranno vuote, per cui ci saranno nuove persone che entreranno nelle case e si approprieranno delle case altrui. Quindi sarà talmente devastante questa cosa da crearci molti problemi. E quindi questo probabilmente potrebbe essere un'arma biologica, potrebbe essere l'effetto delle radiazioni di uno scontro. Certo. Se noi ipotizziamo che ad esempio ci sia uno scontro in Medio Oriente con armi atomiche, queste magari le radiazioni possono distribuirsi sul pianeta e, certo, causare
poi questa tra virgolette non è una pandemia, ma in realtà è un avvelenamento delle acque, dei mari, eccetera, e quindi provocare comunque un disastro. Ecco, come se ne esce? In realtà non se ne esce, cioè bisognerebbe cercare di smontare questa cosa prima che accada, non dopo, cioè non possiamo tirare megatoni e megatoni di armi atomiche e dopo sperare che non ci siano conseguenze, mutazioni genetiche, avvelenamento dell'acqua, eccetera, no? Quindi dovremmo cercare di lavorare tutti, in particolare i nostri governanti, per la pace. Nostradamus ci avverte di quello che succederà, ci avverte delle mutazioni genetiche, ci avverte, ci dice che ci saranno pesci deformati, che ci saranno esseri che nasceranno deformi, e tutto questo sarà la conseguenza della guerra che noi stiamo facendo. Ci dice che ci saranno pandemie su pandemie, perché dopo questa, dopo la guerra, a lei si scatena tutta una serie di malattie, di pandemie. Hai detto anche che ci sarà poi anche una quarta guerra mondiale. La quarta guerra mondiale No, quella dopo la pausa musicale, dai. eccoci qua per il nostro ultimo quarto d'ora con Alfredo Benni a parlare di Nostradamus. Allora, eravamo arrivati alla quarta guerra mondiale qua. Sì, allora, la quarta guerra mondiale è molto strana, molto problematica, perché praticamente sarà combattuta fra il mondo e l'anticristo. Ah. E chi è l'anticristo? L'anticristo per Nostradamus è una persona molto potente. Nostradamus non ha un concetto, da fare molta attenzione su questo, non ha un concetto religioso dell'anticristo. Noi siamo abituati a pensare all'anticristo come un demone incarnato, no? Quindi una presenza esoterica, no? Invece qui non c'è niente di esoterico. Nostradamus dice che l'anticristo sarà una persona molto potente, molto intelligente, estremamente colta, tanto da avere tutto lo scibile dell'universo, e che metterà in ginocchio praticamente tutto il mondo, e conquisterà il mondo. La cosa interessante è che lui dice che ci sono stati tre anticristi. Uno è stato Napoleone, uno è stato Hitler e il terzo sarà un asiatico. Quindi il terzo anticristo, secondo Nostradamus, verrà dall'Asia. Sarà un medico, secondo me sarà un neurobiologo, e sarà una persona che riuscirà a fondere, questa è la mia personale convinzione, riuscirà a fondere l'intelligenza artificiale con se stesso, quindi con il suo scibile sarà in grado di interconnettersi con l'intelligenza artificiale. Ah, però. E questo ci porta poi ai metodi con cui l'anticristo avrà il potere. I metodi con cui l'anticristo avrà il potere saranno le interfacce neurali e i chip dermali. E difatti io dedico i primi due capitoli del mio libro su queste tecnologie. Molti pensano che il mio libro sia un libro esoterico, no? E quindi dico sì, parla di maghi, maghetti, magonzi. No. Il mio libro è molto, molto tecnico. All'inizio io passo parlo delle funzioni dei chip dermali, delle interfacce neurali, che sono gli strumenti che daranno il potere all'anticristo di entrare in ognuno di noi. Quindi una persona che sarà
che avrà l'interfaccia neurale attiva, potrà avere la mente, la sua mente manipolata da questo, in realtà fusione fra persona e supercomputer a livello globale. Quindi un grande fratello che entra nella nostra mente, che è in grado di cambiare le informazioni, perché se io ho l'accesso della tua mente, no? Posso, certo, posso insegnarti a suonare il pianoforte in 5 secondi, se non lo sai suonare, posso insegnarti a pilotare un elicottero, ma posso anche cambiarti i ricordi. E quindi se tu, certo, oggi sei scontenta di questo, di come vanno le cose, tu ti addormenti, io durante la notte ti riprogrammo e tu ti svegli che sei contenta e sei la più accanita fan del sistema attuale di potere. E quindi è un sistema, è la dittatura perfetta, è un sistema perfetto di mantenimento del potere. E dopo questo cosa vedeva? E il mondo si troverà a dover combattere contro questo. Lui, Nostradamus lo dice chiaramente, che noi ci troveremo a confrontarci con questo essere potentissimo, ricchissimo e intelligentissimo, che avrà accesso appunto a tutto il sapere mondiale, quindi certo, tutti i database mondiali, e che darà delle cure anche meravigliose, farà cose incredibili, no? Però appunto ci porterà nella dittatura più totale. E come se ne esce da questo? Noi non ne usciamo, però alla fine del suo discorso lui dice che verranno altri a tirarci fuori dai guai, cioè verrà un'armata dall'esterno, qualcosa che non è terrestre, e che combatterà questo drago, lui lo chiama così, e quindi ci sarà un'armata celeste che scenderà, la famosa Gerusalemme celeste, che scenderà e che combatterà questo anticristo e lo vincerà. E quindi poi lui ritorna al discorso dell'Apocalisse, perché poi alla fine, se noi andiamo a confrontare tutte le varie profezie, sì, che è il lavoro che sto facendo io attualmente, vediamo che sono tutte che coincidono. L'Apocalisse coincide con quello che dice Nostradamus, chiaramente nella fine. L'Apocalisse è la fine, certo, del discorso, è la guerra fra l'anticristo e questa armata che scende dalle stelle, no? E che quindi le due forze si combattono. L'Apocalisse è questa descrizione. Mentre Apocalisse di per sé vuol dire un grande cambiamento alla fine, quindi sì, infatti, ma nell'Apocalisse già leggiamo il discorso cioè, ci sono dei brani, no, in cui viene detto che nessuno, né vecchi né giovani, né ricchi né poveri, potranno comprare senza il marchio della bestia. Cos'è il marchio della bestia se non il chip dermale? Esatto. Il chip dermale è quello volgarmente chiamato microchip sottocutaneo, è in realtà il marchio della bestia, che si esercita sulla mano, no? Viene detto chiaramente nell'Apocalisse che viene messo sulla mano e sulla fronte. Sulla fronte è l'interfaccia neurale, quindi l'interfaccia neurale mi connette alla bestia. E non a caso si dice bestia, perché non è né uomo né macchina, è una cosa intermedia, no? Ah, sì. Quindi è un qualche cosa che chiameremo bestia, perché non è umano, ma non è neanche animale, è una cosa strana, è una cosa a metà, no? E quindi noi diremo l'interfaccia neurale ci connette alla bestia, e la bestia esercita il suo controllo su di noi attraverso l'interfaccia neurale. Ah, sì. E attraverso il chip dermale ci vincola e ci impedisce di fare le cose. Per cui se tu oggi hai tutto che funziona attraverso
l'attivazione di questo microchip sottocutaneo, già stanno iniziando a inserirlo e a distribuirlo, no, nelle aziende. Sì, in alcune aziende lo stanno già provando. Per sì. cui al posto del passaporto hai come riconoscimento il chip dermale, hai al posto del bancomat hai il chip dermale, al posto delle chiavi di casa o della password del computer hai il chip dermale, e chiaramente tu non puoi, senza il chip dermale non puoi fare più nulla, non puoi telefonare, usare il tuo telefono, non puoi usare il tuo computer, non puoi entrare in casa tua, non puoi guidare la tua auto. Vabbè, però metti caso che un giorno, non so, si rompe, basta. Infatti nell'Apocalisse viene detto se che, fuori dal mondo. Attenzione, nell'Apocalisse viene detto che gli angeli che scendono dal cielo faranno marcire queste tecnologie, e quindi le persone che hanno installato queste cose avranno delle ulcere, delle piaghe che li porteranno a morte. Quindi a questo punto è molto divertente la cosa, perché se tu non ti metterai il chip dermale verrai ucciso dall'anticristo, ma se ti metterai il chip dermale vieni seccato lo stesso, vieni seccato dagli angeli che scendono dal cielo, quindi in un modo o nell'altro vieni seccato, no? Quindi a questo punto cosa bisogna fare? Ognuno dovrà decidere secondo. E vabbè, però alla fine non rimane più nessuno, se da una parte ti fanno fuori, dall'altra anche, poi, l'umanità che fine fa? Puoi ribellarti e non farti inserire questa cosa e passare nella cosiddetta resistenza, quindi questo è quello che viene interessante, c'è proprio questa... no, è decidere se morire o vivere, insomma, sì. Con questo microchip mi sta seguendo un po' tutto questo discorso, mi permetto di intromettermi un attimo, no? Poi ci fanno tutte ste menate, ste minchiate sulla privacy e tutto quanto, quando ormai siamo stracontrollati, no? Non di più, ma certo. Ancora di più, e lo saremo sempre di più. E quindi hanno fatto dei meeting lunghi come la fame sulla privacy, no? Sì. Quest'anno che hanno convocato il mondo intero sulle leggi sulla privacy e tutta sta roba, quando poi effettivamente sanno tutto, chi vuol sapere sa tutto. Ma la privacy tutto. È per noi poveracci, mica per loro. Quindi questo è veramente struggente, questa cosa. Speriamo di ritornare agli anni 70, insomma, via. Eccolo, quando almeno viaggiavamo un po' più tranquilli, quando almeno qualcosa si riusciva a fare. Oggi invece non riesci a fare più niente, perché comunque il bastone tra le ruote te lo mettono ovunque, quindi questo sì, è sì. Questo grande progresso, che è anche una bella cosa, ma che però alla fine ti blocca. Ma vedi, il progresso costretto a ritornare indietro. Da quello che si vede, il progresso sarà sempre più spinto e sarà sempre più integrato fra elettronica e biologia, quindi alla fine non ci sarà poi più distinzione fra elettronica e biologia, e diventerà un qualche cosa di inamovibile, no? L'elettronica dentro la biologia. Quindi questo chip, che oggi è in realtà una cosa che tu puoi togliere chirurgicamente perché è un chicco di riso, certo. Domani non sarà più così, sarà un qualche cosa che si integrerà completamente nel tuo sistema vitale, e quindi diventerà inamovibile. Allegria, capisci? Quindi. Io sono già cremato a quei tempi. Comunque, per chi viene saranno pazzi suoi. Non parliamo di tanto tempo in avanti, sì, stiamo parlando del 2045. Insomma, vabbè. Non so. Va bene, dai, siamo quasi inquietante, alla fine. Però inquietante, molto inquietante. Inquietante, sì, sì. E anche su questo, io adesso, vabbè, volevo dare anche una piccola notiziola, perché oggi l'ho sentita e stavamo dicendo anche noi, anche a livello di informazione, ma quest'anno, ma quanti giornalisti sono morti? Non se ne contano più, ne hanno fatto fuori un altro. Cioè, diamoci una regolata. E detto ciò, io volevo ringraziare tantissimo l'Alfredo, che è stato qua con noi a dedicarci quest'oretta del suo tempo. E do l'appuntamento la prossima settimana, manderemo una replica, perché causa forze maggiori non saremo presenti, però manderemo la replica sul caso Amicizia, che è la prima puntata, a cui era stato qui anche Benny, certo. Puntata veramente interessantissima. Io ringrazio ancora tanto l'Alfredo, Tiziano, saluto tutti, un bacione a Eric, ciao.